Salve ragazzi, vi avevo promesso di portarvi nuovi contenuti su Doom Eternal ed eccoci qui a discutere in un nuovo video delle recenti interviste rilasciate da Marty Stratton di id Software. Abbiamo parecchie notizie riguardo questo seguito, per cui direi di iniziare senza alcun indugio. Allora, stando alle parole dell'uomo rilasciate al QuakeCon per tutti i maggiori giornali di videogiochi, in Doom Eternal mancherà una componente mostrata nel precedente Doom, ovvero la modalità Snapmap. Per chi non conoscesse questa modalità e non avesse nemmeno giocato il titolo Doom 2016, era quella che permetteva a noi giocatori di giocare e creare mappe nuove grazie ad un editor inserito nel gioco stesso, di cui io, tra parentesi, mi sono divertito ad usare per creare una campagna di nuove mappe che ancora oggi potrete giocare se possedete Doom 2016. E non importa quale versione del gioco state giocando, PC, PS4, Xbox One, perché anche se le ho create su una piattaforma diversa dalla vostra, voi potrete giocarle ugualmente grazie ad un seed interno. Per me è un vero peccato che in questo Doom Eternal non ci sarà un editor di livelli, perché offriva spunti per offrire contenuti diversi e vedere quanto era creativa la community. Certo è che però, nonostante i molteplici aggiornamenti, Doom Snapmap rimane comunque affetto da bug, glitch e limitazioni ridicole che impedivano di spingere davvero verso una creatività più ampia. Ecco le parole di Stratton che mi sono permesso di adattare in italiano per voi, all'ascolto, per tutta la durata del video. Non abbiamo intenzione di portare Snapmap in Doom Eternal. Le nostre risorse, in compenso, verranno destinate ai contenuti che i giocatori si aspettano da noi nel periodo post-lancio. Quali sono questi contenuti? Ecco invece la buona notizia. Ci sarà un DLC riguardante la campagna per allungare notevolmente le ore di gioco. Come già detto in un altro video, non mi aspetto nulla di eclatante, ma vorrei che almeno questo DLC durasse 4-6 ore. L'intervista a Stratton continua dicendo: una delle cose che i fan ci hanno segnalato riguarda proprio i DLC post-lancio per la campagna in singolo. Credo che stavolta ne faremo, perché le persone li desiderano. Snapmap era una bella aggiunta, io l'amavo. Diciamo che non ha lasciato il segno nei giocatori come speravamo. Stratton, dicendo questo, quindi ci conferma che potrebbero esserci non uno, ma molteplici DLC per la campagna single player, cosa che per me va benissimo. Inoltre ha confermato che al lancio il gioco non supporterà le mod, ma esse verranno supportate in seguito. Che significa? Id creerà degli appositi tool per creare delle mod per poi distribuirli alla community? Al momento niente di certo, ma sicuramente una speranza per vedere le mod ancora c'è, quindi. Ora passiamo alla modalità invasione. Uno dei punti salienti del gameplay visto al QuakeCon, di cui Stratton ci chiarifica alcune cose. Ecco le sue parole: invasione è solo una, e sottolineo una, delle componenti multiplayer presenti in Doom Eternal. Stiamo lavorando su un comparto PvP inedito che sono sicuro piacerà al pubblico. Non è una semplice estensione di quello che abbiamo proposto nel predecessore, riferendosi ovviamente a Doom 2016. Perché si tratta a tutti gli effetti di qualcosa di nuovo. Inoltre, ci tengo a precisare che lo stiamo sviluppando internamente, al contrario del comparto multiplayer visto nel gioco precedente. Penso che i giocatori si divertiranno molto. Ok, da queste parole possiamo evincere che ci sarà non solo invasione come modalità multiplayer, ma anche una vera e propria modalità PvP. Interessante anche come abbiano voluto marcare la mano e specificare che il comparto multiplayer stavolta è curato internamente e non dato a terzi come è accaduto per Doom 2016. Io l'ho visto questo commento come per dire: sappiamo che il multiplayer di Doom 2016 non vi è piaciuto, ma stavolta vi piacerà sicuramente. Speriamo sia così. Passiamo invece ora al lato tecnico. A detta sempre di Stratton, grazie a id Tech 7, il motore su cui gira Doom Eternal, il gioco punterà ad avere una risoluzione in 4K ed un framerate stabile a 60 fps su PC di fascia alta e su Xbox One X e PS4 Pro. Ovviamente, se non si dovessero possedere certe specifiche, e vi comprendo appieno perché sono nella stessa situazione, id ci rassicura dicendo che su PC di fascia media e sulle console base come PS4 e Xbox One
Il gioco girerà cappato a 1080p e 60fps, che francamente era quello che speravo di vedere. Cosa accadrà per Nintendo Switch invece? Sì, questo gioco esce anche per Nintendo Switch, ragazzi, ed è assurdo se pensiamo alle politiche Nintendo e alla poca potenza della console. A quanto pare, su Switch girerà cappato a 720p e 30 frame, così come è accaduto per Doom 2016, in quanto non è possibile spingersi oltre senza causare overclocking della console. Ultima notizia interessante, arrivataci sempre dal Quickcon, è che il gameplay visto in Doom Eternal e che state vedendo adesso in sottofondo girava su un PC di fascia altissima, un i7 con una scheda grafica Nvidia 1080 Ti e 32 GB di RAM. Alla domanda quali saranno le specifiche minime per far girare il gioco decentemente su PC, Stratton ha chiaramente fatto capire che è ancora troppo presto per parlarne, ma che sicuramente prima dell'uscita faranno chiarezza sull'intera questione. Bene ragazzi, questo video si conclude qui. Cosa ne pensate delle notizie da me riportate? Siete d'accordo con le parole di Stratton o no? Fatemelo sapere qui nei commenti e noi ci vedremo in un prossimo video sempre sulle ultime novità di Doom Eternal. Alla prossima!